Ben ritrovati e buona continuazione di anno a tutti. Siamo tornati con edili.com 2023, una nuova puntata ricca, come sempre, di contenuti, di argomenti e di curiosità. Lo sapevate, ad esempio, che si può misurare la resistenza del calcestruzzo? Bene, se non lo sapevate, ma anche se lo sapevate, vi invito a seguirci perché proprio la puntata si aprirà proprio con questa curiosità e poi parleremo del rischio elettrico in cantiere, degli atteggiamenti sbagliati che spesso si adottano sul lavoro e ancora parleremo di Adrisismic, un progetto europeo che vede tra i suoi partner anche l'Istituto Professionale Edile di Bologna, incentrato sulla messa in sicurezza dal punto di vista sismico dei centri abitati. E infine una carrellata di pillole di tecnologia. Come facciamo a sapere che le nostre case stanno su e non crollino improvvisamente? Perché dovrebbero crollare? Perché sono fatte di materiali e ogni materiale ha dei limiti. Nel caso del calcestruzzo, per esempio, il limite è quello della resistenza a compressione. Perché dovrebbe crollare o schiacciarsi un pilastro? Ovviamente ha una buona capacità di tenuta, ma ha un limite come ogni materiale. E questo limite si chiama proprio resistenza a compressione. Ogni centimetro quadrato del materiale è in grado di reggere un certo numero di chilogrammi di peso o di forza. Oltre a questo, ovviamente, crolla, si schiaccia. Per misurare questa caratteristica del calcestruzzo si utilizzano i provini che vengono prelevati di solito durante il getto dei cantieri, e questi campioni vengono poi, dopo 28 giorni, testati con dei macchinari come quelli che vediamo, dove viene proprio misurata la loro capacità massima di resistenza a compressione, cioè vengono portati proprio a distruzione per conoscere esattamente quant'è la resistenza a compressione di quel pilastro, di quel particolare costruttivo dell'edificio. Questo permette poi ovviamente anche di fare il collaudo finale e di dare la possibilità alle persone di vivere all'interno degli edifici con la certezza, appunto, che la struttura resterà su ed è abbastanza robusta. Purtroppo ancora oggi in cantiere si usano molte volte delle spine ad uso civile, che non sono adatte ovviamente per il cantiere, specialmente quando vengono accoppiate appunto con delle prese che hanno una bassa protezione, per esempio questo sistema qua che permette poi di attaccarsi alle spine industriali ha un livello di protezione che è un IP20, quindi è una protezione molto bassa per quanto riguarda le polveri e anche gli schizzi d'acqua in cantiere. Ci sono delle soluzioni tecnologiche molto facili, economiche, e qui ne vediamo almeno due. Quest'altro è semplicissimo, basta inserire, vedete, la spina all'interno, chiuderla con una ghiera che a sua volta è abitabile, semplicemente, quindi non bisogna improvvisarsi elettricisti, semplicemente trasformare in pochi secondi una presa e una spina d'uso civile in una con una protezione che è molto più elevata, quindi un IP44, che è quella sufficiente per poter lavorare in condizioni tipiche del cantiere, quindi schizzi d'acqua e polvere appunto nei luoghi di lavoro. IPLE ha presentato e divulgato i risultati del progetto europeo Adrisismic sulla messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici storici dei centri urbani nell'area geografica adriatico-ionica. Il progetto di ricerca nell'ambito del programma Interreg ha visto coinvolti 8 partner europei, tra cui IPLE, provenienti da 6 paesi: Italia, Albania, Croazia, Grecia, Serbia e Slovenia. Ascoltiamo direttamente dalla voce di una partner quali sono le caratteristiche tecniche della struttura del progetto. Ci siamo occupati quindi di studiare nuovi approcci e armonizzare il contesto normativo e abbiamo sviluppato una metodologia per la valutazione speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici e ci siamo occupati di sviluppare nuovi pacchetti formativi rivolti a tutti gli attori che sono all'interno del processo della ricostruzione. Nell'ambito del progetto Adrisismic abbiamo 3 casi pilota a Bologna, in Croazia e a Creta e abbiamo applicato la metodologia speditiva che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto. Nell'ambito del progetto europeo Adrisismic, strumento fondamentale per prevenire il rischio sismico e mitigare gli effetti distruttivi del terremoto, c'è anche la piattaforma Moodle. Ascoltiamo ora un altro partner del programma di ricerca che ci fornisce ulteriori dettagli.
I have studied structural geology, so as a geologist I would definitely say that we are living in one of the most seismic prone areas in Europe, of course, and that's why earthquake is one of the risks that all Mediterranean countries are facing. And from the past and the studies that we have done as geologists, we know that an earthquake will happen quite soon in every Mediterranean region, and this is something that we shouldn't forget. And also experience say that the next disaster will arrive as soon as we will forget the former one. So we need always to be active and to remember where we are living and what are the risks that we are facing. And one tool to minimize our vulnerability and minimize the impact of a possible disaster is to be well prepared and to know exactly what we are going to face and how we can actually mitigate the risks and these impacts. That's why we are investing a lot in training and education. And this is also part of the activity that we have developed under AdriSeismic project, in which we have built a Moodle platform in which several educational programs are hosted. Some of them are addressed to practitioners, to civil servants, and also to workers. But there is also one which is focused for volunteers, because we think that all people can help in case of a disaster and can be useful and assist each other and our community to overpass the dangers. Il mondo dell'edilizia, si sa, è pratico e concreto, ma anche qui oggi la tecnologia la fa da padrona. Nelle sue declinazioni di simulazioni 3D e realtà virtuali, le nuove tecnologie aiutano non poco tutte le professionalità coinvolte nelle fasi di progettazione, organizzazione e svolgimento del cantiere e, dettaglio non da poco, nella formazione del lavoratore edile, tenendo sempre presenti l'importanza della sicurezza e la valutazione dei rischi. Vediamo ora qualche esempio in pillole di come la tecnologia è entrata in edilizia. Il simulatore Vortex, che dà la possibilità di fare un training sulle macchine di cantiere. È particolarmente importante e innovativo perché permette di attrarre giovani leve e anche di costruire e migliorare la carriera professionale di addetti già inseriti nel settore, in quanto attraverso le esercitazioni vengono rilasciati dei report che permettono di valutare l'avanzamento di carriera e delle competenze. Il simulatore è particolarmente green, non c'è assolutamente nessun consumo, è flessibile in quanto il docente può adattare in base al livello di partenza di ciascun candidato le prove, permette di andare al campo prove e acquisire il patentino e una cosa a mio avviso molto interessante, si lavora a livello di prevenzione e sicurezza, in quanto con il simulatore riusciamo a simulare anche delle situazioni estreme che si auspica non capitano mai in cantiere, ma comunque riescono a dare la misura di quello che può essere l'intervento e come trovare il modo di uscirne in alcune situazioni di impasse. Gli scenari che si possono provare con il simulatore sono molteplici, non solo dal punto di vista dei macchinari, ma dal punto di vista anche degli agenti atmosferici. Ad esempio possiamo provare il simulatore con il vento, con la pioggia, con la neve, al buio. Questa che vedete è una tecnologia che vede l'applicazione di Spot, quindi il cane robot, dotato chiaramente di piattaforma inerziale e altri sistemi che permettono di evitare collisioni ed evitare ostacoli e permette ad esempio in situazioni quali stati avanzamento lavori, quindi andare a scansionare l'ambiente 3D in step temporali differenti, di avere una progressione di raccolta dato temporale appunto che permetta di andare poi a modellare progressivamente quello che può essere un cantiere o uno stato di fatto generico. In questo caso ci ha montato sopra uno scanner statico Trimble X7, che è uno scanner chiaramente di ultima generazione ad alte prestazioni, gestito direttamente da un tablet con un unico software gestionale che va a comandare sia lo scanner che il robot. Il robot può lavorare o dinamicamente, quindi pilotato direttamente da un pilota, diciamo appunto, oppure andare in autonomia.
e quindi avere dei waypoints o programmati che permettono di andare a fare delle stazioni fisse di ripresa dello scanner per poi andare a caricarsi quando serve direttamente alle basi di ricarica e all'occorrenza trasmettere i dati da remoto. Qui abbiamo la realtà virtuale, che è uno strumento che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel mondo dell'edilizia e nel mondo in particolare della visualizzazione delle problematiche nell'edilizia. Perché molto spesso succede che ingegneri in particolare, per cercare di fare revisioni, di gestire meglio il progetto sotto diversi punti di vista, cerchino di fare delle revisioni congiunte del progetto tutti insieme in un unico ambiente virtuale. Quindi condividendo uno stesso ambiente, una stessa piattaforma, uno stesso ambiente virtuale in cui si può condividere il progetto e vedere insieme quali possono essere i problemi legati alla progettazione architettonica, alla progettazione ingegneristica. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Prima di salutarvi vi invito a consultare le pagine social dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, sempre aggiornate sulle varie novità sia dell'Istituto che del mondo edile in generale. E inoltre potete rivedere tutte le nostre trasmissioni al canale YouTube. Grazie ancora dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata.